sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fight e di famiglie sparse come tante figlie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra, la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano e pensa, prima di sparare pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa, che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani, ci sono stati voti, sono morti giovani, ma consapevoli. Dopo a darvi notizia di un altro fatto gravissimo avvenuto pochi minuti fa a Palermo, un'autobomba sarebbe esplosa vicino all'abitazione della madre del giudice antimafia Paolo Borsellino, il magistrato nel mirino di Cosa Nostra. Non ha significato, se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo